Carissimi amici appassionati di calcio d'oltremanica, eccomi con il mio Lorenzo. Grande Lorenzo, dove sei? Lorenzo, sei sparito? Finisci. Eccoti qua, No, sei no, eccomi ritornato. qua, eccomi Ecco, ci sei, qua. ci sei, ci sei. Oggi abbiamo Buonasera. una seratina al Al bacio. bacio, proprio al bacio. Terza serata di fila con UK Calcio. Veramente, qua stiamo diventando sempre più presenti nei cellulari. Alfonso, ho una domanda. Sì, vai, Vuoi far vai. concorrenza a Mentana? Ma guarda, quasi quasi saremo i Mentana del calcio d'oltremanica. Sempre presenti, facciamo le super dirette infinite. Beh, diciamo che quello che abbiamo fatto martedì con Larry è stato una bella, diciamo così, un bell'antipasto di Mentana. Sì, però era doveroso, Era ragazzi. doveroso, è stata una bella, L'occasione era ghiotta per lasciarla andare così. veramente molto, troppo ghiotta. Infatti, speriamo lei ci raggiungerà a breve, anche perché, caro Lorenzo, è la serata di Anglo Calcio. Eh Quindi, sì, però di Anglocalcio ci abbiamo Larry. ci abbiamo Larry in rappresentanza questa sera. Oh, Quindi, io vengo sempre da quell'ambiente lì, assolutamente sì. quindi che al Quindi, limite. Anche in futuro, se capiterà un'altra situazione del genere, ci sarà un anglocalcio, ci può essere un anglocalcio anche con Lorenzo, Alfonso e Larry. assolutamente sì, capiterà, probabile che può capitare, perché no? Allora, Lorenzo, io direi di lascio a te chiaramente l'onore di presentare l'ospite di questa Allora, sera. Vai. l'ospite di oggi è un mio carissimo amico, prima di tutto. Un mio compagno di squadra di ciclismo, Andrew Geddes, che è un professore universitario che ha anche il brutto vizio di seguire il calcio, di anche allenare a calcio, sicché è anche un addetto ai lavori. E oltre a essere un tifoso del Manchester United, perché è un tifoso del Manchester United, è soprattutto uno che ha legato molto del suo tempo libero e delle sue passioni al Crewe Alexandra. Quindi benvenuto Ladies agli and UK gentlemen, Calcio, Andrew. Andrew. Ciao Andrew. Ciao, buonasera. Buonasera Alfonso, buonasera Lorenzo. Ciao Ciao Andrew, Andrew. benvenuto e buonasera a te. Grazie, un Allora, piacere. io direi subito, Lorenzo, vai, a te la palla. Siamo io e lui oggi Anche perché perché, voglio dire, voi siete amici, da quanto tempo, faccio io la domanda a tutte e due, da quanto tempo vi conoscete e come vi siete conosciuti? Quanti sono? 2 anni? 2 anni, sì, perché abbiamo una passione condivisa per il ciclismo. Andiamo in bici insieme perché Ah, c'è ecco, questa quindi. grande squadra, una delle squadre più famose nel mondo che si chiama Florence by Bike. Con il E miglior Lorenzo presidente è il del mondo, vero presidente di questa Andrew? squadra. Andrew, col miglior presidente del mondo. Sì, esatto, sì, è uno dei, sì. È come sì, la squadra più forte nel mondo. Quindi vi unisce l'amore per il ciclismo Sì, e ora più questa è una per il battuta e ci ciclismo che per stiamo. il calcio. Sì, è Sì. una battuta anche ci stiamo un po' giochicchiando io e lui, perché il presidente sono io, in realtà, della squadra. Ah, ecco, quindi io non l'avevo assolutamente colta, ma in effetti. Ci siamo conosciuti sui pedali, è stato Sì, talmente esatto. buffo perché mi è Ma arrivata la domanda di posso aggiornamento. dire una cosa? Dimmi. Vai. Perché la prima volta che ho conosciuto Lorenzo era nel centro di Firenze. Io sono andato per la prima volta in bici con il gruppo della squadra una domenica mattina e Lorenzo mi ha chiesto per diventare socio di questa squadra il posto dove ero nato. E io ero nato in un posto che si chiama Nantwich, un piccolo paesino che è sconosciuto secondo me, ma subito Lorenzo ha capito che Nantwich c'è una squadra di calcio di Nantwich. E mi è impressionato subito che Lorenzo ha capito che è Nantwich, cioè Nantwich Town, che ha giocato nel finale della Vase. FA Trophy o qualcosa del No, vinto il genere. Vase. Vinse Ah, il come? Vase un anno. Sì, no, Io ma credo subito ho di capito che essermi. Lorenzo ha una conoscenza molto profonda del calcio inglese. Credo di essermi bloccato. Non so se mi Sì, ti sei sentite. bloccato, Alfonso, a livello Ok, intanto video. voi continuate, io Va bene, proverò non ti preoccupare. a ritornare. Allora, Andrew. Sì, feci i compiti a casa, controllai, guardai, mi ricordavo della squadra di Nantwich, mi ricordavo che c'era qualcosa in bacheca. E
E da lì scoprì che invece che a Nantwich c'eri solamente nato praticamente, perché lì c'era l'ospedale. Sì, io sono andato là solo per essere nato, ma è molto vicino a Crewe. Infatti, e ora si entra nel vivo della serata, ovvero una domanda che ti faccio subito, così che non ti ho, credo di non avertela neanche mai fatta, ma com'è la settimana di un tifoso del Crewe Alexandra? È un perché devo dire, per anni ho seguito Crewe Alexandra a casa, ma anche in trasferta, perché io ho cominciato a sostenere Crewe Alexandra in 1976, quando la squadra militava in fourth division, oggi come si dice League 2. League 2, sì. No, ho seguito la squadra per quasi 50 anni. Perché noi giochiamo sabato alle 15, sempre il sabato alle 15, tempo tradizionale per calcio inglese, sabato alle 15, quasi ogni partita, ma ci sono anche i turni infrasettimanali, si gioca martedì sera alle 19.45. Ma no, è cambiato molto, perché ho seguito la squadra per quasi 50 anni. Adesso è molto diverso, perché è un... perché Crewe ha un... non è un... non c'è un tifoso enorme. Per le partite che si gioca a casa, forse ci sono 4.000 persone che vanno allo stadio, ma cioè, è molto... io sono sempre molto collegato alla squadra, ogni giorno, sui social, e anche c'è il canale YouTube della squadra, ci sono le interviste online. Io sono molto collegato a Crewe Alexandra, e durante gli anni 70-80, quando ho cominciato, era molto più difficile essere collegato così con la squadra. Quindi io sono 1500, che ho più di, non so come, quanti chilometri che ci sono fra Firenze, dove sono adesso, e Crewe, ma io sono sempre molto collegato alla squadra. Visto vai. La domandina, un'altra domandina, visto che parli un po' di anni, quindi hai visto David Platt? Sì, Platt era il babbo di David Platt, perché durante gli anni 70-80 c'era un vecchio tribuna fatto di legno, e c'era sempre il babbo di David Platt che ha un posto davanti a me, a mio padre, mio fratello. Ecco. E durante lì Platt ha cominciato, perché lui ha cominciato a Manchester United, sì. Ma lo United è andato via da United durante gli anni 80, l'hanno preso Crewe Alexandra. Perché Crewe Alexandra è famoso in Inghilterra per il vivaio, perché c'è stato questo allenatore famoso, Dario Gradi, che ha allenato Crewe per 25 anni più o meno. e lui ha cominciato, Gradi ha cominciato con il vivaio e ha pescato i ragazzi come David Platt, che era troppo piccolo per lo United, l'hanno rilasciato, e lui è venuto a Crewe. Ha cominciato con noi, era piccolo, ma è cresciuto molto. E era a Crewe per 3-4 anni, poi è andato a Aston Villa. Ha giocato con loro e poi ha giocato al Mondiale in Italia 1990. Ha fatto molto bene. E è andato a Bari. Sì. Ma ha giocato a Crewe, è stato fondamentale per la carriera di Plata. Infatti un paio di settimane fa David Platt era Crewe Alexandra, perché lui è molto legato al club, e lui ha una casa nella zona vicino a Crewe. È tornato a Crewe Alexandra perché ci sono i vecchi giocatori che hanno giocato per Crewe, come lui, che sono sempre molto legato al club, perché hanno dato un chance per i ragazzi che non erano con i grandi club, ma non c'è la possibilità di fare carriera con questi grandi club, e Crewe è stato un'altra opportunità per loro. Capito. A proposito di, vi interrompo perché a proposito abbiamo citato David Platt, quindi io direi che questo con Platt potremmo anche
far entrare il nostro Larry, perché quando si parla, si accenna lievemente alla nazionale inglese, dove c'è nazionale inglese c'è Larry. Ciao Larry, buonasera. Ciao Larry. Buonasera, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, ti benissimo, sentiamo forte e chiaro. Larry. Benissimo. E oggi ti saluto Larry con Vindaloo. We're gonna score one more than you in England. Ecco qua. Allora, caro Andrew, Larry è un nostro caro amico tifoso della nazionale inglese, proprio nato in Italia, nato in Italia, ma tifoso della nazionale inglese. Nato in Inghilterra, trasferito in Italia. la carta d'identità mente. No. Quindi allora, vai Larry. Allora, innanzitutto, welcome Mr. Gidis. Buonasera, un piacere. Ciao. Per quanto riguarda gli altri, devo dire che sono molto più tranquillo e rinfrancato dopo l'altra sera. L'altra sera ha vinto il più forte. L'altra sera sì, ha vinto il più forte. Quindi, Andrew, tu l'hai vista la partita? Sì, sicuramente. Guardo ogni partita dalla squadra nazionale. Che ne pensi di questa nazionale? Guarda che c'hai un censore qua, c'è un censore, è vero. No, ma mi sembra che c'è una differenza fondamentale, perché nella squadra nazionale inglese adesso ci sono giocatori, ci sono i fuoriclasse come Bellingham, ovviamente Bellingham che è un fenomeno, ma anche Harry Kane davanti, e c'è anche Rashford e Phil Foden, e c'è la possibilità di mettere i Grealish dalla panchina. Ho vissuto qui per anni, la mia moglie è italiana, ma io mi piace la squadra degli azzurri. Certo. Adesso c'è una differenza, diciamo, impressionante fra le due squadre, perché con la squadra con gli azzurri è difficile vedere i giocatori che possono fare la differenza come Kane, Rashford e soprattutto Bellingham. Ma la cosa impressionante è che alla nazionale inglese ammanza Grealish. Sì, lui è la cosa impressionante, la panchina anche. Sì, poi ci possono essere situazioni, cioè secondo me Pickford è un buon portiere, forse un po' meglio di David Seaman, ma non è né Banks né Shilton né Jenkins, quello no, ormai non lo può più essere. Beh, però il se posso intervenire, il futuro c'è e si chiama Greenwood, secondo me. Concordo. Ma sì. Andrew, secondo te questi europei quante chance? Mi sto toccando, basta che non ci fai vedere, Larry, fai quello che vuoi. Io sono dopo anni di sofferenza, non voglio dire che gli inglesi possono vincere, no, io preferisco dire che c'è la possibilità che l'Inghilterra può andare avanti nel torneo, cioè io spero che questa squadra può arrivare in finale. Ma dopo l'esperienza di Londra due anni fa contro l'Italia, io con la squadra nazionale ho sofferto molto. Con questa squadra c'è speranza, perché Bellingham è un fenomeno, lui è veramente un fenomeno. E c'è anche, martedì sera non c'era Bukayo Saka dall'Arsenal. Bravo. Quindi in attacco la squadra è fortissima. Forse ci sono le carenze in difesa con Maguire, che non gioca spesso per lo United, e con Phillips in centrocampo. Però scusami Andrew, sì. Maguire ha giocato molto spesso, sì, molto bene per l'Inghilterra, Sì, ha fatto bene, sì. No, non è male come giocatore. Io sono andato a Roma quando Inghilterra ha giocato contro l'Ucraina 3 anni fa, e durante la pandemia ho comprato un biglietto per la partita più bella, quella abbiamo vinto 4-0. Maguire era fondamentale per la squadra, ma il problema è che a United non c'è spazio per lui,
ma lui non vuole andare via, forse perché il stipendio allo United è molto Probabile. alto. Non glielo dà nessuno questo Come, è stipendio. un po' come il discorso che facevamo l'altra sera, vero Sì. Alfonso? Cioè che Rashford non è circondato da giocatori altrettanto bravi come lui nello United in attacco. Sì, pure secondo me non è molto valorizzato lì nello United Rashford, però comunque pure lui è, ma poi si è visto contro l'Italia, Tra ma non solo l'altro, contro l'Italia. se posso dire qualcosa, cioè Roberto Gotta 2 settimane fa adesso si arrabbierà perché mi approprio delle sue parole. Non credo. No, lo puoi citare, lo puoi citare. No, posso citare, Sì, sì? lo puoi citare. Allora, Gotta diceva che Rashford è un giocatore molto fisico. Ma a vederlo così sembra piuttosto mingherlino, però ha una sua forza, una sua potenza, oltre a una tecnica eccezionale. Tanto è vero che l'altra sera, se ci avete seguito, il mio man of the match è stato proprio lui, Marcus Rashford, anche se poi è stato dato a Bellingham il premio. Però comunque è una nazionale che, vabbè, adesso fate gli scongiuri che dovete fare, tanto le inquadrature sono a mezzo busto, quindi fate quello che vi pare. E diciamo che, ecco qua, tutto, anche Henry fa i segnali. E diciamo che io penso, pensiamo che ci sarà da divertirsi comunque in ogni caso questo europeo, in ogni caso, direi in ogni Francia, caso perché Inghilterra, è Spagna. Spagna, cioè sono queste le Sì, nazionali anche la più... Francia. No, Sì, la la Francia Francia è più... favorita, La assolutamente. Francia, se Sì, riesce a non litigare, a non penalizzarsi fra di ragione. loro, è nettamente favorita, però è uno sport di squadra e soprattutto si giocherà in un periodo molto ristretto, perché ti bastano che 2 o 3 giocatori facciano il periodo della vita e lì diventa qualcosa di nuovo a quel punto. Eh certo. Andrew, Sicura, scusami, sicuramente sì, vai, se posso mettere ancora una parola. vai. Sì? Direi bisogna però vedere anche il Portogallo se effettivamente avrà o meno Cristiano Ronaldo, perché alla fine diventerà molto dipendente, è molto dipendente, anche se Cristiano Ronaldo avrà la sua età prossimo anno. Certo. Allora, io vedo un commento di Luca, che è della nostra redazione. E che anche lui concorda con noi che c'è Francia, Inghilterra e Spagna, che siamo ben supportati. Sì, diciamo che questa è una, come dire, La è una Germania poi gioca in considerazione. casa, Sì, però la però ha Germania. problemi, secondo me, Allora, sì. di ricambi generazionali, non Generazione, sì. trova più giocatori così forti. No, E pure non vale secondo più, me. secondo me, il detto del tuo alter ego Gary Lineker, che alla fine i tedeschi vanno sempre. Ma alla fine non è mai valso se non in nazionale per circa un trentennio, Sì. nel senso che comunque nelle coppe europee le tedesche spesso hanno perso contro le inglesi, eh? Sì, ma Già secondo me il campionato tedesco ha un po' il problema che può dagli anni avere. 70 succedeva questo. Che può avere anche in grandi linee il campionato scozzese, ovvero 2 o 3 squadre molto forti ultimamente che monopolizzano il campionato e alla fine il campionato non è più allenante come prima. A proposito di questo, io poi sono curioso di sentire l'opinione di Andrew su alcuni argomenti. Innanzitutto, Anzitutto, probabilmente. scusami se ti Vai, vai. interrompo, Alfonso, che anche Luca concorda con noi. Che la Germania è ancora acerba. È ancora acerba, sì, Sì. assolutamente sì, è da completamente rifare. Ma Andrew, io probabilmente mi sono perso un attimo, non so se l'hai detto, ma perché il Crewe Alexandra? Come mai questa, cioè, qual è il motivo? Perché vivevo vicino a Crewe, ho scelto la squadra più vicina a casa mia, Ah, ecco, perché per una questione geografica. la mia famiglia, la mia madre è nata a Manchester, i miei nonni a Manchester, il mio Ok. bambino ha vissuto a Manchester quando ha incontrato la mia E David mamma, Platt ma lui è un po'... Chatterton. No, scusi? David Platt Chatterton. Sì.
E mio babbo ha preso un lavoro vicino a Crewe e noi abbiamo vissuto in un paesino vicino a Crewe e abbiamo cominciato ad andare là a metà anni 70. Metà degli anni 70 era un periodo molto buio per Crewe Alexandra, che giocava nel Fourth Division, sempre nei ultimi posti, era molto difficile, forse con 1500 persone allo stadio, non era un granché, ma la musica è cambiata all'inizio degli anni 80, quando è arrivato Dario Gradi, penso Sì. 83-84, è arrivato lui. Scusami, Andrew, è arrivato dall'Italia No, no, lui è inglese, è era di nato a nascita Milano. inglese, certo. Sì, era nato a Milano, ma la sua famiglia è trasferita in Inghilterra quando lui era molto piccolo. È cresciuto a Londra, ha lavorato nel settore giovanile di Chelsea, anche è stato allenatore di Crystal Palace, anche a Wimbledon. E poi in 1983-84 ha preso il posto come manager di Crewe Alexandra. E Oh, lui ha sempre questa idea quindi è di. nato in Italia, Sì, a immagino. Milano, sì, è trasferito in Inghilterra quando era piccolo. L'ultima volta che hai visto, cioè quando hai visto dal vivo il Crewe Alexandra? L'ultima volta? La prima volta, L'ultima volta. l'ultima Cosa c'è? volta Last era. match you saw. L'ultima volta era il derby contro Port Vale, che è una squadra da Sì. Stoke-on-Trent. Era 2 anni fa, abbiamo perso perché io con la pandemia e tutti i problemi con i viaggi non sono stato spesso in Inghilterra durante gli ultimi anni, ma fra un mese io sarò là e andrò a vedere Morecambe, Crewe Alexandra, vado a Morecambe, che è Ah, sulla costa Morecambe, nord, sì, sì, sulla quindi costa nord-ovest Inghilterra. No, 18 novembre, 18 novembre, sì, vedo Sì, il esatto, sì, calendario. ho già il biglietto e Ah, già non biglietto, vedo, quindi sì, non vai vedo a l'ora. Wembley la sera prima contro Malta anche? Sì, Malta e Macedonia del Nord, se ricordo bene. No, No, ma Malta, mi manca Malta. molto lo stadio di Crewe Alexandra, ma io posso guardare tutte le partite c'è una rete online, posso guardare i streaming di tutte le partite, quindi Ah, un abbonamento ma solo per il live stream. quindi, ma Sto per dire una vai. banalità, per Andrew soprattutto, ma per molti dei nostri ascoltatori, ma Andrew ha cominciato a tifare per il Crewe perché viveva vicino a Crewe. Se io vivo a Poggibonsi, non è che tifo la Juventus, tiferò il Poggibonsi e potrò simpatizzare per la Juventus. E questa è la differenza che non No, ma entra. posso dire una cosa, Lorenzo? Dimmi. No, ma sì, perché Crewe, geograficamente, per quelli che non sanno dov'è Crewe, Adesso facciamo anche vedere una mappa, Andrew, quindi è mentre molto parli, tu vicino parli. sì, molto vicino a Manchester, molto vicino a Liverpool, quindi c'è la concorrenza. Quindi quando ero a scuola, c'erano i ragazzi della mia età erano tifosi di Manchester United, Manchester City, Liverpool, Everton, ma anche le squadre di Birmingham, non è lontanissimo da Crewe, un po' più lontano, ma non sono lontanissimi. Quindi c'era la concorrenza e Crewe non era una squadra di seguire durante gli anni 70, Non è era una scelta facile. Beh, una ma scelta particolare. anche per il Manchester United gli anni 70 non sono stati gran Sì, cosa, esatto, eh. perché per la mia famiglia Manchester United, il mio nonno aveva un abbonamento a Manchester United, io sono andato a Old Trafford quando avevo 6-7 anni, io ricordo una partita Manchester United-Sheffield United quando ha giocato George Best, ha giocato per Manchester United, Oh, forse, yeah. io sono andato a Old Trafford tante volte, anche ho visto. Quando ero piccolo, durante gli anni 90, anche ho vissuto a Manchester. Io sono andato allo stadio di Manchester United durante gli anni no 90. Anche partite di Champions hai visto? Sì, anche partite di Champions perché avevo una Vero? casa 15 minuti a piedi da Old Trafford.
Vedi? Io ho vissuto là per più di 10 anni. Ah, volevo far vedere a livello proprio geografico, anche così diamo pure un'idea, che giustamente la geografia Sì. No, Crewe è 50 km sud di Manchester. è importante. Quindi, come potete vedere, questa qui che vado a zoomare, Crewe, si trova proprio qui, Nantwich ne abbiamo parlato prima, attaccata, quindi qui c'è Manchester, eccola qui, e poi c'è Liverpool anche molto vicina, e c'è anche Stoke-on-Trent, ne stavamo parlando. Quindi si trova proprio a metà strada, Criuda, più o meno. Sì, no, ci sono un Stoke-on-Trent, da sacco di non squadre vicine. confondere con Stoke, è un'altra roba. Anche il rapporto quindi con Liverpool è un rapporto un po' particolare, perché diciamo Liverpool, la distanza che c'è tra Crewe e Liverpool e Manchester è praticamente simile Sì, sostanzialmente, no, no? si può arrivare. Io sono andato anche a Anfield, anche a Goodison Park, e si può arrivare là da Crewe in 45 minuti in macchina. È molto facile. È molto Anche facile, sì. sì. Io avevo parenti a Manchester, ero là spesso, era sì, massimo 45 minuti in macchina, molto vicino. Io sono andato là spesso con i parenti che c'erano a Manchester. C'è Luca che ci dice come recita uno slogan: Support your local team. E in effetti questo è importante. In Italia forse è un po' meno sentito, o diciamo così, il team locale si supporta quando va bene, ma non quando va male. Ecco, mettiamolo così: quando va male si supportano altre squadre, quando va bene invece si è tutti patrioti. Detto ciò, Lorenzo, qualche altra. Io avevo Io una curiosità. ho Poi una vai prima tu. curiosità personale, però questo è all'Andrew tifoso United. È una cosa un po' storica e chiedo più o meno a tutti quelli che conosco che supportano lo United anche. Secondo te, Cantona lo puoi considerare un giocatore francese? Per me non lo è. È più inglese dei francesi. Eh sì. Sì, no, lui è diventato mancuniano. Lui è una leggenda. Manchesterian. Anche l'ho visto perché ovviamente c'è una grande rivalità fra City e United, Sì. ovviamente. Ma c'è stato un video che ha registrato Liam Gallagher per una canzone che ha fatto e nel video per questa canzone lui ha lavorato con Cantona e Liam Gallagher è un grande tifoso di Manchester City, ma Cantona è Certamente veramente sì. un mancuniano per tutti le gente di Manchester, perché le gente di Manchester si chiamano Mancunians e Cantona è diventato un cittadino di Mancunia, la città di Manchester. Senti Andrew, quando preparavate col crew le Come? trasferte, quando c'era il crew in trasferta, te l'ha seguito molto il crew anche in trasferta per tanti anni. Com'era? Come venivano organizzati le trasferte? Come venivano raccolte le adesioni fra i tifosi? Com'è che funzionava la cosa? Perché Era qualche volta è stato interessante perché avevo un gruppo degli amici e siamo andati insieme, tipicamente in macchina. Forse in 4-5 in macchina. E per 8 anni eravamo in Championship, quindi a livello abbastanza alto. E decisamente. sempre, e anche c'era, io ricordo perché c'era sempre il bisogno di essere attento, perché prima della partita l'idea era di trovare un pub. Questo era fondamentale per le trasferte, prima della partita. L'idea era di identificare un pub dove non era troppo pericoloso per i tifosi della squadra ospite. E questa è stata una sfida. Ogni settimana, ogni 2 settimane, identificare un pub dove potevamo andare a bere una birra prima, o forse due prima della partita. Magari anche tre, E perché forse tre, no? e anche dopo. No, questa è fondamentale perché io, prima della partita, noi siamo andati al pub. Dopo la partita, al pub.
Quindi quando eravamo in trasferta prima della partita era importante identificare un pub, ma con i miei amici forse abbiamo avuto la sciarpa o forse la maglia di Crew, e quindi era importante trovare un posto dove non era un problema avere i colori della squadra, dell'altra squadra. Io ricordo in particolare una volta siamo andati a Burnley, che oggi ovviamente gioca in Premier League, e abbiamo scelto questo pub che è stato consigliato a noi. Siamo arrivati verso le 1:30, un'ora e mezza prima della partita. Io avevo la sciarpa, il mio amico la maglia della squadra. Siamo entrati, era gremito, ma ogni 100% tifosi di Burnley. E quando siamo Figurati. entrati c'era un silenzio totale, ci hanno guardato e abbiamo avuto un attimo di paura per entrare dentro questo pub, ma erano bravi come tifosi, non era un problema, ma per un attimo abbiamo pensato che forse questa potrebbe essere la fine delle nostre vite, di entrare in questo pub con Ti pieni di eri già visto in BBC One le cose al telegiornale. C'è stato Sì, quindi un momento di come fantozzi tensione del proprio. Win the Best. Esatto. Un momento di tensione, quindi c'è stato Sì, quando si. perché no, era sempre un po' così, ma noi siamo andati dappertutto, quasi ogni settimana in trasferta, perché avevo un certo età, era più facile. Adesso non. No, no, forse sono più vecchio, non ho la volontà di andare in macchina per 3-4 ore ogni sabato. Anche la mia moglie non sarà molto contenta se sparisco ogni sabato per ore per seguire questa squadra. Anche Ma perché devo sparisci dire già che per per ore, non me, mesi, no, perché. per me è stato io ricordo bene quasi ogni cosa che ho fatto, con gli amici, con chi ho fatto queste cose. Per me è stata un'esperienza bellissima. Io sono andato dappertutto, da Bournemouth a Newcastle, quasi ogni squadra in Inghilterra, dal sud al nord. Bellissimo. Sei stato anche a vedere anche nel campo del Luton Town, Sì, a Luton giusto? Town, sì, Luton è un posto particolare perché per entrare nello stadio ci sono le scale, e le scale vanno sopra il giardino delle case che sono accanto allo stadio. È uno stadio da non credere, anche dentro non si vede nulla, come stadio è incredibile. Ma noi, io sono andato là perché abbiamo giocato contro Luton Town nel playoff, i playoff di League One per andare nel Championship, e l'abbiamo vinto, ricordo bene, perché siamo andati, come solito, siamo andati nel po' prima della partita, abbiamo bevuto una birra, c'erano i tifosi di Luton, abbiamo parlato con loro. E per loro noi eravamo tifosi di questa squadra piccolissima, Crewe Alexandra, non c'era speranza per noi, ma abbiamo vinto. Ricordo bene questa sera, perché all'inizio degli anni, forse 20 anni fa, la squadra di Crewe Alexandra era molto forte, molto forte. No, è in particolare un piacere andare in trasferta quando la squadra vince. Quando la squadra Ah, vince, altrimenti. vabbè. Altrimenti è una tristezza. Andrew, io ho una curiosità personale, visto che tu segui, insomma, la tua squadra, come hai detto, da tantissimi anni. Mi piacerebbe sapere qual è la differenza, che da tifoso, e quindi che i tuoi occhi guardavano, quello che i tuoi occhi guardavano 40 anni fa rispetto a quello che hanno visto l'ultima volta che sei andato allo stadio. Cioè, io parlo però di atmosfera e di come si vive, come un tifoso inglese vive il calcio inglese 40 anni fa e come lo vive oggi, perché noi qui, in questo nostro spazio celebriamo il calcio inglese e il calcio d'oltremanica in generale, però Tifoso di lo club, celebriamo diciamo anche. così, da stranieri, ecco. Invece una testimonianza di chi lo vive da protagonista, come tifoso protagonista. Qual è la differenza del calcio dal punto di vista del tifoso 40 anni fa, oggi? No, questa è una buona domanda. No, 40 anni fa era veramente un altro mondo, perché oggi ho
Ho fatto una ricerca online per vedere lo stadio di Crewe Alexandra com'era durante gli anni 70, quando io ho cominciato ad andare. Era un altro mondo, un altro mondo. E anche devo dire che durante gli anni 70-80 c'era sempre la possibilità di violenza, perché quasi ogni partita c'era qualcosa, perché non c'era la. I tifosi delle due squadre erano insieme nello stadio e c'era un grande rischio di violenza. Io ricordo quasi ogni partita c'è stato un problema. Adesso è molto più sicuro, forse un po' più sanificato, nel senso che non è, ma è un altro mondo. 40 anni fa lo stadio di Crewe Alexandra era decrepito come stadio, devo dire. E ho piaciuto molto perché era lo stadio della mia squadra, ma era decrepito. Adesso c'è uno stadio moderno, 10.000 posti, tutti seduti, ci sono 4-5.000 ogni partita, anche in fourth division, quindi ci sono più gente che vanno allo stadio. Non c'è la possibilità, dentro lo stadio non c'è la possibilità di violenza, ma io ricordo durante gli anni 70 il primo gol era quando è stato segnato il primo gol, questo era il momento quando si potevo vedere dove erano i tifosi dall'altra squadra, perché c'era quasi sempre una rissa dopo il primo gol. Perché i tifosi erano insieme sugli spalti. No, perché secondo me c'è questa nostalgia per gli anni 70-80. Sicuramente il calcio era bello e io ho vissuto il calcio durante gli anni 70-80-90, ma devo dire che adesso lo stadio di Crewe Alexandra è moderno e l'esperienza allo stadio è un altro mondo. E mi piace molto il calcio di oggi. E il calcio quando ho cominciato era bello, ma non era adatto per i bambini, per le famiglie. Adesso alla stadio di Crewe Alexandra ci sono i bambini, ci sono le famiglie. Era più difficile durante gli anni 70-80. Quindi no, ho pensato su questa cosa perché ho studiato un po' immagine degli anni 70-80. Lo volevo far vedere, Grassy Road, giusto? Cresti Road, sì, esatto. Lo volevo far vedere, Tra l'altro, trovavo l'immagine Andrew, io volante ho un punto mentre di vista molto parlate. simile al mio, queste cose. Eccolo qui, questo è Grassy Road. Sì, no, Cresti Road, questo si dice Alexandra Stadium, ma per Ah, tutti è ok. Cresti, no, ma per tutti è Cresti Road. Per anni è stato Cresti Road, poi l'hanno rinominato Alexandra Stadium, ma adesso si chiama Moonflake Stadium perché c'è uno sponsor, ma Ah, sì, quindi naming nessuno rights. chiama Moonflake Stadium per tutti i Cresti Come Road. sempre. Ma di questo, mentre vediamo, sto vedendo l'immagine dello stadio, c'è una Ecco, io ti dico parte. No, una scusa, cosa, Lorenzo, una cosa scusami. velocissima. Sì, scusami. Ci sono, è rimasto qualcosa del vecchio, cioè della vecchia struttura, oppure è stato completamente rifatto? Perché, per esempio, questa Completamente parte qua, rifatto. completamente rifatto, non è stato salvato L'unica cosa, nulla. perché c'è un centro sociale vicino accanto alla tribuna dove vanno i tifosi ospiti, e questo è stato dagli anni 70. No, è stato totalmente rifatto, perché Quindi non c'è nulla del vecchio, non no, c'è nulla, assolutamente nulla, nulla. nulla, È stato l'hanno rifatto. completamente abbattuto Sì, il vecchio. c'è un tribuna che è stato ricostruito, quindi Perché questo, per esempio, in questa foto, Andrew, dove è stata scattata, questa sì. No, tribuna mi sembra più grande delle altre, o no? O sbaglio? Sì, è molto perché più no, lo grande. stadio è molto squilibrato perché Infatti, è strano, molto c'è una strano. tribuna con la Bellissimo. capienza di Lo la stadio cap squilibrato, bellissimo. Eh sì, però è sì. vero, perché dicevi, Andrew, scusami. No, c'è una tribuna con posti per più di 6.000 persone, enorme, e ci sono tre altre tribune che insieme hanno capienza di 4.000. Quindi è come stadio un po' strano, ma per una città come Crewe, un stadio con 10.000 posti è perfetto.
Il sabato scorso il Crewe ha giocato contro il Tranmere Rovers e ha vinto 2-0, grande partita, ero molto contento. C'erano 6.000 persone, quindi e Crewe, la popolazione di Crewe è solo 80.000, quindi uno stadio di 10.000 è sufficiente per una squadra che ha le ambizioni di giocare in League One. E per me questo livello di Crewe League 2 è troppo basso per noi. Io secondo me il livello di Crewe Alexandra è League 1. Ma E però quest'anno. quest'anno forse qualche possibilità penso che ci sia, anche se c'è da dire che la League 2 è veramente molto, Sì, no, è è difficile un torneo perché. veramente Sì, no, è tremendo. difficile perché c'è Wrexham con tutti i soldi che prendono dagli americani che hanno preso la squadra, come si chiama, McLennie e Sì, l'altro, sì, sì. Ryan Reynolds, e Stockport County hanno messo un sacco di soldi, Newport, Notts County anche Notts forte. County, tra l'altro il Wrexham che vi ha eliminato nel Football League Sì, Trophy no, l'anno è difficile, ma scorso. la cosa fondamentale di Crewe Alexandra è il settore giovanile. Sì. Il settore giovanile di Crewe Alexandra è uno dei più importanti in Inghilterra. È veramente una cosa impressionante di Crewe Alexandra, il settore giovanile. È uno dei più forti in Inghilterra. Ma il problema è nella squadra adesso ci sono, sempre nella squadra di Crewe Alexandra, ci sono 5-6 ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. È uguale oggi. E la squadra è quasi metà della squadra sono ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile di Crewe. E questa è una differenza perché Crewe non ha i soldi per Certo, comprare i giocatori, certo. Crewe deve crescere i giocatori. E per Crewe questa è una cosa che costa l'Accademia, il settore i vivai di Crewe Alexandra costa ogni anno più di milioni sterline. Mamma Quindi mia. non è una cosa. Però scusami, Lorenzo, scusami se ti interrompo di No, nuovo, poi figurati, tranquillo. Anche perché una cosa me l'hai anticipata a te, volevo sapere che era rimasto del vecchio stadio. Ah, bene, visto. Proprio. Perfetto. Questa cosa che ha detto Andrew adesso un po' si può ricollegare alla questione nazionale, perché il fatto di avere un vivaio così, che poi sì, il Crewe sicuramente è come dice Andrew, che lo vede da vicino, certo, però comunque i giovani inglesi che giocano, ce ne sono tantissimi, ce ne sono molti. E secondo me, proprio il fatto che la nazionale adesso stia emergendo nel vero senso della parola, è che hanno seminato, che si semina. Forse bisognerebbe pensare a questa cosa. Io non voglio Beh, dire nient'altro. c'è però un'altra cosa da dire su questo, giusto quello che dici, secondo me, però bisogna anche avere la giusta umiltà. Come ti dicevo l'altra sera, il gruppo della famosa Golden Generation di David Platt, scusami, Lampard, Beckham, eccetera, erano fortissimi. Ma secondo me c'era un po' di clan, nel senso i giocatori del Chelsea con quelli del Manchester United non andavano granché d'accordo. Cioè, mentre, almeno dalle notizie che ho io, mentre qui abbiamo una squadra che, come dicevo, rema, diciamo, tutta da una parte, da una sola parte. Questo anche è vero. Quindi Sì, Andrew, anche perché sono sì, vai, cresciuti Lorenzo. i giocatori inglesi, anche forse bisogna anche Non che ammetterlo, eh. non fossero forti, ripeto. No, ma io ti parlo di mentalità. Forse Esatto. sono diventati più giocatori. Se si pensa che ora nell'attuale nazionale inglese l'unico giocatore che metteresti preciso in una nazionale inglese anni 80-70 può essere Grealish come mentalità, Ma ha un Grealish, po' più piatto. certo. Tatto, Sì. però quando gioca è concentrato sul gioco, Sì, sempre. esatto. Questo. Ma l'importante è questo. Io l'altra sera entrato gli ho detto l'uomo col cerchietto, però in realtà è così. Cioè, Andrew, quindi però scusami, ha Larry. delle qualità estreme. Mi ricorda lontanamente Glenn Hoddle, eh? Lontanamente. Intanto abbiamo Claudio che fa i complimenti, credo, al Crewe Alexandra per come crida sui giocatori. Sicuramente E sì. il discorso del costo del settore giovanile, perché seminare costa.
perché per due, tre, quattro giocatori, ora Andrew ha anche un'esperienza come allenatore in seconda, mi ricordo bene, per Sì, tirare vai. fuori 3-4 giocatori in prima squadra o che possono diventare un prospetto di professionisti, ne hai almeno 25 che non saranno niente. E li devi mantenere però. Che ruolo devi mantenere? Devi allenare, devi dare a loro le stesse opportunità perché se l'allenamento non è allenante, non viene fuori neanche il campioncino. No, esatto. No, questo è veramente una cosa importante perché a Crew Alexandra c'è questa Academy, è molto forte, forse tra tutti i ragazzi che fanno questo percorso. Ci sono 4-5 che vanno avanti con una carriera a livello professionale, quindi è un investimento importante e per la squadra ci sono i vantaggi, ma per noi come tifosi, quando la squadra non va bene, pensiamo che per noi forse i milioni di sterline ogni anno che sono spesi per l'Academy. C'è un discorso, se fosse sbagliato procedere con una cosa così caro, ma secondo me è la strada giusta perché per una squadra come Crew Alexander questo è impossibile Non avere avendo i soldi, no, sì, non ci per sono i soldi comprare i comprare giocatori. giocatori, Sì. no? No, esatto, quindi dobbiamo investire sui giovani e adesso Ci sono i ragazzi nella prima squadra che sono veramente bravi, a 19-20 anni hanno giocato 50-60 partite a livello professionale e sono forti. E non c'era solo David Platt perché c'era anche Neil Lennon che ha giocato per l'Under del Nord, ma per Leicester City per anni, c'era Rob Jones che ha giocato per Liverpool, Bello. c'era... No, anche in nazionale Rob Jones. Sì, Rob Jones ha giocato nella nazionale, Danny Murphy ha giocato Ah, per ogni tanto anche la lui, sì. nazionale, lui ha cominciato con Crew Alexandra, c'era un attaccante molto forte, ma lui ha sofferto un infortunio, ha smesso a 27 anni, ma si chiama Dean Ashton. Fortissimo. Sì, lui era veramente Fortissimo. forte, lui ha cominciato Crew Alexandra. Si è Ci sono state... spaccato, penso, scusami, si è spaccato il menisco, qualcosa? Sì, no, sì, avevo un problema con il ginocchio, dovevo Fortissimo, smettere a fortissimo. 27 anni. Ha giocato per Crew, poi è andato a Norwich e poi a West Ham, Questa. ma ha sofferto questo infortunio quando stava allenando con la squadra nazionale e Esatto. non ha recuperato. Beh, poi se dobbiamo parlare di giocatori bruciati, io ne avevo un altro, forse non avrà nessun commitment, come si dice, nessun collegamento col Crewe Alexandra, ma io me lo ricordo agli Europei Under 21 del 2007, che era fortissimo, Leroy Lita. Ah, sì, no, io ricordo lui, era Sì, lo velocissimo. ricordo pure io, sì, l'eroe Sì, lì. no, era... No, volevo dire una cosa perché Giocatore del Reading, se non Sì, no, sbaglio. sono d'accordo che adesso in Inghilterra ci sono giocatori giovani come Bellingham, anche Grealish, ma Oh, yeah. anche in Inghilterra forse una cosa molto importante è che ci sono allenatori di allenatori che sono fuori classe, stranieri come Guardiola, Klopp, c'era Mourinho, c'era Conte, Ancelotti, e questo è anche un grosso vantaggio per Grealish che è veramente forte come giocatore. Lui gioca per Guardiola e con Guardiola non si può, c'è un livello, questo è un livello altissimo. Cioè, forse quelli che vedono Grealish come un giocatore degli anni 70-80, allenamento poi al pub, ma questo non è possibile con un allenatore come Guardiola. Non Cioè, penso, non penso proprio. no, e quindi Grealish è questo, come ragazzo lui è molto. Vi ricordate quando parlavamo di
quando sempre Dari la Roberto camera per Gotti, favore perché ti vogliamo vedere. sempre Ecco. Roberto Gotti parlava di Wenger che arrivò in Inghilterra e disse: questo non va bene, quest'altro non va bene. Sì, mi ricordo che disse: sì, a me piace tanto il calcio inglese, però i replay di FA Cup non si possono giocare perché arriva troppo, si va troppo a lungo. Oppure bisogna mangiare meno, bisogna mangiare meglio. E c'è Allora, di qualcuno che non che ti piace piuttosto che ti piace. ecco. Andrew, scusami, il crew in FA Cup, sei mai stato a vederlo? Sì, tantissime volte, ma se... io ricordo, c'erano le partite interessanti, ma siamo andati a Chelsea un anno e l'abbiamo pareggiato, ma abbiamo perso il replay. Stessa cosa con Everton. Sì, quindi sono da Chelsea, Everton, anche West Ham, abbiamo perso a West Ham, ma non abbiamo una grande storia nell'FA Cup, Però mai sono molto l'FA sentite, cioè effettivamente Cup. Ah sì, l'FA Cup no, viene perché sentita, cioè, quello che sì, si quest'anno sente qui. abbiamo pescato Derby County per il primo turno in casa fra 2 o 3 settimane, la prima settimana di novembre, se ricordo bene. Derby County a Crewe. E io penso che c'è la Sì, possibilità 4 di. novembre. Sì, 4 novembre, il sì. 4 novembre. Secondo me, Derby County ovviamente dal League One, quindi sono più forti, ma Crewe quest'anno noi siamo bravi e secondo me c'è la possibilità di andare avanti. Possiamo fare un giant killing? Sì, no, secondo me sì. Loro sono i favoriti, sicuramente loro sono i favoriti, ma io, L'ho secondo me capito al volo, vedi? secondo me c'è la possibilità perché quest'anno siamo forti e Ecco abbiamo. qui, sto facendo vedere appunto il programma di cui si parlava insomma, della FA Cup. Ecco qui di Crewe Alexandra con il Derby County. Quindi quando c'è il sorteggio, diciamo che c'è tanta tensione tra i tifosi quando c'è un sorteggio Sì, del no, Fiamme. Sì. sempre. Questa è una cosa che in Italia io non riesco a capire la Coppa Italia. Per me è perché io ho un abbonamento alla Fiorentina, quindi Sì. vado spesso allo stadio qui a Firenze, ma Sì. la Coppa d'Italia per me è un... io sono andato a finali a Roma a maggio, ma non è come in Inghilterra, il primo turno, Sei quando ci stato a sono... vederlo anche contro West Ham in giugno? Sì, no, cioè, perché una squadra importante, come qualche anno fa, quando Tottenham ha giocato a Marine, questa è una Sì. cosa fenomenale, Meraviglioso. è veramente meraviglioso. E secondo me è una cosa, cioè, si dice in inglese the magic of the FA Cup, il magico della Coppa. Sì. Perché c'è sempre questa possibilità che Tottenham deve andare a una squadra che gioca al settimo livello. Una volta Arsenal ha perso a Wrexham. Wrexham era all'ultimo posto nel League 2, Fourth Division, e Arsenal, che era in cima del Premier League, ha perso a Wrexham. Questa è veramente una cosa che mi piace molto. E Infatti, io Andrew, mi di come per ricordo che come un stavi. anno il Scusami. Lincoln City arrivò da non Vai. league, che poi era non league un po' falsa perché erano per caso lì, erano per demeriti precedenti, stavano programmando di tornare tra i professionisti. Riuscì arrivare a un quarto di finale di FA Cup, Sì. No, perché comunque. questa è una non league, è una. Perché nel National League, che è sotto League 2. Tutte le squadre là sono professionisti, professionali, a Sì, livello vero. professionale, pagano i giocatori, quindi non c'è una Certo. grossa differenza. In effetti, questa è Division 5, e anche ci sono squadre sotto questo che sono professionali. Sì, ma sotto è proprio perché c'è l'FA Cup che ti dà la possibilità di aumentare i propri introiti, aumentare la propria visibilità, Sì. banalmente, cioè lo dico un po' a tutti gli ospiti quando vengano. Io continuo a ricevere avvisi da Facebook o compagnia bella per il Sutton United.
Sì. È una cosa strana, ma perché? Perché ho visto a Sutton United Arsenal. Sì, sì, non ricordo bene. No, anche Sutton ha preso un sacco di soldi e adesso gioca nel League 2. È il League 2 in fondo. Sì, in fondo. Di coda pronto a scendere giù. È un po' sì, il Forest Green che non se la passa molto bene. Comunque, per quanto riguarda l'FA Cup, volevo ritornare sul sorteggio del primo turno, quello proprio che diceva Andrew e che noi ripetiamo spesso. Per esempio, per quanto riguarda il primo turno, ci sono queste tre squadre, Cray Valley, Ramsgate e Bracknell Town. Andrew, perdonami per la pronuncia, ma ci sto lavorando, quindi correggimi pure, assolutamente. E queste squadre sognano in grande, sognano il passaggio del turno, e c'è in particolar modo anche questo Sheppey United. Ripeto la pronuncia, Andrew, per favore, correggi. No, qual è la pronuncia esatta? Sheppey? Sheppey, sì. Per me, fino a due giorni fa, è una squadra totalmente sconosciuta. Io non, perché Sheppey, se, secondo me, è nella regione di Kent, sud-ovest di Londra. Vediamo. C'è una cosa che chiama Isla di Sheppey. Io non sapevo che c'era una squadra. Vedi? Pensa sì. Un po', cioè questa è poi la magia dell'FA Cup di cui parlavamo. Si gioca contro Walsall. Sì. È una magia che addirittura prende proprio gli inglesi stessi che sono con Andrew. Sì. No, per me è una squadra. Hanno anche una squadra. Sì. No, perché anche, se posso aggiungere un'altra cosa, perché per 4 anni noi abbiamo vissuto vicino a Londra e sì. Là... Io ho adottato una squadra che ha giocato nella Southern Premier League, che si chiama Kings Langley. E Southern Premier League è il settimo livello, perché eravamo là per 4 anni. E io ho cominciato a seguire questa squadra nella Southern Premier League. E per me era un altro mondo, ma anche con Kings Langley, loro hanno giocato nel FA Cup e c'era sempre la possibilità di arrivare al primo turno. No, è un cioè questa sì, in un certo senso un tipo di preliminary round. Sì, preliminary round, c'è anche sì, e poi ci sono 4 o 5 qualifying rounds. Sì, altro yep. che si arriva. Quelli sono i più belli, perché là proprio c'è veramente sì, di sì. tutto. Sì, io sono andato a partite di FA Cup nel mese di agosto a Kings Langley. Kings Langley contro, se ricordo bene, Rushden and Diamonds, che ha giocato a livello professionale, ma poi ha fallito come sì, società okay. E adesso sta militando nel Southern Premier League. C'è un nostro, cioè Michele Vello, dice: ciao a tutti, ero a Sutton domenica scorsa, vorrei ricordarlo, in FA Cup nell'89 quando ha eliminato il Coventry, quindi vedi com'è. Sì. I nostri follower viaggiano e ci raccontano queste cose. Michele, vabbè, Lorenzo, non aggiungo altro, Lorenzo. No, è segnato. È segnato. No, per l'altro lo so già, ci ho già discusso, mi pare, ci ho già avuto un po' di scambi. Benissimo, quindi Michele ci avrà tantissimo da raccontarci. Sì. Quindi in conclusione, Andrew, meglio il calcio di 40 anni fa o quello di oggi? 40 anni fa ero giovane, quindi la vita era più bella, ma hai detto un'ovvietà, quindi c'è sempre la nostalgia, ma devo dire che secondo me è meglio adesso. È più vivibile, più fruibile. Sì, ci sono più gente che vanno allo stadio, il livello di calcio è più alto, non c'è il rischio di violenza che certo. Non quindi in particolare durante gli anni 90 ho vissuto calcio quasi full time, ero sempre allo stadio, in trasferta. Quindi per me non era 40 anni fa o adesso, per me i miei anni preferiti erano quelli alle fine degli anni 90 e inizio del XXI secolo, sì. E per me questo è il periodo d'oro. E infatti poi è lì che il calcio inglese è esploso effettivamente, e, sì, diciamo quell'esplosione la sentiamo. Sì, esatto, ha cambiato la musica.
È cambiata veramente in tutti i sensi la musica. E anche quando dicevi del fatto che i migliori allenatori sono lì in Premier League, beh, d'altronde è normale che i migliori vadano Beh, dove c'è il meglio, penso sia normale. posso aggiungere una cosa se volete? Certo, Larry, Sì, vai. Certo, Larry. io sapevo che negli anni Ottanta la Thatcher era molto odiata dai giovani, eccetera, eccetera, però qualcosa di buono l'ha fatto anche lei senza rivangare cose italiane, no? Parliamo del Taylor Rapport soprattutto e appunto come ha cercato prima di dare un primo giro, dare un po' la stura a quella che poteva essere la vera lotta all'oliganismo che per 40 anni, fino al 2000, diciamo, Sottoscrivo, sottoscrivo assolutamente. ha fatto veramente tanto male. E come dicevo l'altra sera telefonicamente a Lorenzo Nigi, oggi l'oliganismo si è spostato verso est, nel senso che a parte la Slovenia, io fra l'altro ci abito vicino perché abito nel nord dell'Italia e nord-est, a parte la Slovenia, andando giù fino in Albania, tutte le repubbliche che sono venute dallo smembramento sia della Russia che della ex Jugoslavia, quando la nazionale va a giocare in questi posti, soprattutto se i giocatori di colore fanno, tra virgolette, il crimine, che crimine non è, ovviamente, di segnare un gol per l'Inghilterra sotto la loro curva, parte di tutto, dai bengala alle bombe carta, boo, e gesti della scimmia, eccetera. È un Sottoscrivo, problema sottoscrivo. pazzesco questo perché io, è una cosa che ho detto anche con Roberto Gotta, io non ho mai ho vissuto il calcio in Italia, l'ho vissuto negli anni 80 e 90 e Era anche nei primi brutto, eh? 2000. Era brutto. E quelli che mi fanno ora, mi parlano del romanticismo dell'oliganesimo, io gli rispondo che in una sassaiola non c'è niente di romantico, c'è solo una Bravo. paura folle di morire. E devi scappare, punto e basta. Se questo è essere romantici, io francamente preferisco non No, ma essere. in Italia c'è questo, scusami un attimo, c'è questo, soprattutto nei derby o nelle partite di città vicine, c'è questa idea scappa coniglio scappa, no? Sì, c'è questa cosa qui che boh, io Che non. c'entra col calcio? Ancora non ho capito io. Ma non c'entra Qualcuno me lo neanche col spiegasse. calcio. Il modo di fare ultra in Italia, no? Sì, No, no, ma veramente. neanche perché c'è tanto modo di vedere la mentalità ultra. Sì. C'è una partita sugli spalti e una partita sul campo. Quella sul campo la squadra la può perdere. Io con gli spalti, nel sostenere la squadra o nel rivaleggiare fra i due a parole, non la posso perdere perché è la mia partita. C'è il discorso del presidio del territorio, ma a dire guardate, qui siamo più noi, cantiamo più noi, urliamo più noi. Voi e quelli, quando vai in trasferta, cerchi di sovrastare le altre. Questo mi piace, questo te l'appoggio, però basta. Che Certo. poi dopo parliamoci, leviamo anche quest'altra aurea. Un giocatore professionista, l'ambiente lo sente fino a un certo punto, eh? Lo Come no? sente il tuo giocatore quando lo inciti, ma se gli vai contro, c'è anche dei giocatori che si esaltano. Come no? Io Certo. gioco a basket, io mi divertivo quando avevo il pubblico contro. Cioè, io No, ma è vero, è realmente vero. mi dava di più il pubblico contro. Se c'era un ambiente troppo asettico, io non rendevo. Ma io difatti, Camera, Larry, camera. ovviamente ci andiamo da qualificati, però come ambiente l'ultima partita che avremo fra un mesetto contro la Nord Macedonia la temo come ambiente, come tifoseria. No, non è un bel posto, no. Altro che.
Cioè, nel senso, è un bel posto, ma non è un bel ambiente. Calcisticamente parlando. Calcisticamente parlando. Come andare a giocare a Polonia, in Polonia, è sempre un problema andare in Polonia. Però vabbè, una partita... Io lo sento un po' meno in Polonia. Diciamo, sicuramente nelle repubbliche baltiche o ex... Cioè, no baltiche, ex jugoslave oppure ex russe, ecco, anche se abbiamo una certa simpatia con l'Ucraina, ma per altri motivi. Ora, visto che siamo in questa cosa anche un po' così, ma Andrew, una domanda, ma il Millwall? Scusa, ma Millwall? Millwall? È un bel posto andare al Den, secondo me. Sì, no. Bellissimo. Sì, sì, io sono andato là un paio di volte. Ti ha fregato, però. Mamma mia, ma ti ha fregato. No, ma devo dire che Millwall è un posto particolare. Non è facile andare, anche perché c'è un problema per quelli come me, perché io ho un accento dal nord Inghilterra, quindi è molto facile per i locali identificare uno come me che deve essere molto molto attento. Ma io ricordo una volta Birmingham era un posto anche molto particolare, Birmingham City, perché poi io ricordo là era sempre molto difficile entrare nello stadio e uscire dallo stadio. Quindi la trasferta peggiore che hai fatto qual è stata? Io ricordo una trasferta a Port Vale, perché a Port Vale c'è questa rivalità, certo, che è un derby per Crewe Alexandra. Io ricordo, stavo uscendo dallo stadio e è andato verso la mia testa un sasso enorme dalla tribuna di Port Vale. Era molto vicino alla mia testa. Era, per capirci? Come? Che anno era? Questa era fine degli anni 80. Ok. Sì. No, questo è un periodo buio, abbastanza buio, con i problemi che c'erano. Millwall è particolare perché per i tifosi ospiti c'è una segregazione totale. È strano andare là. Io ricordo, era buffa Birmingham, perché la tribuna dove mettono i tifosi ospiti è accanto a queste tribune, e da queste tribune c'è stato per tutta la partita un livello di insulti incredibile per tutta la partita. È la tribuna per le famiglie, la family stand, era da non credere, con i bambini, con i genitori, e c'erano gli insulti per tutta la partita dal family stand. Intanto, scusa Andy, ma c'è un'altra smentita, vero? Da Michele a Millwall sabato scorso, tantissimi bambini, ambiente molto rilassato. No, una cosa è vera, di solito sì. Si stanno lavorando molto, certo. Hanno anche risolto molti problemi che avevano era perché è molto sentito il calcio in Inghilterra, quindi lo stadio sempre è un posto abbastanza vivace. Sì, non può essere certo un deve posto dove... Così. Sì, e mi piace. Non è certo un funerale. Io vado perché così, non vado perché voglio stare tranquillo, io voglio sentire l'atmosfera dello stadio, cioè la rivalità fra le squadre, le reazioni con l'altra tifoseria. Ma credo anche te sei stato andato allo stadio molto da piccolo come me, no? Mio padre la prima volta mi portò allo stadio e ha detto: bene Lorenzo, qui puoi dire tutte le parolacce che vuoi. E per me era il paese dei balocchi con di Pinocchio, uguale. Bellissimo. Bellissimo. Comunque stasera, comunicazione di servizio, ho anche scoperto che, infatti Andrew, io ho bisogno di te per la corretta pronuncia, perché diciamo conducendo queste trasmissioni la pronuncia è fondamentale, quindi ho imparato che la corretta pronuncia è pub. Come? No, ma questa è una cosa, Alfonso, devo dire, questa è una cosa molto particolare, perché
Io parlo con un accento dal nord, per me è un pub, Ah, ma per quelli ok. dal sud è un pub. Ah, quindi vabbè, io calcolando che sono del sud, No, allora ma devo io dire pub. posso. Due dialetti No, anche in ma Inghilterra. io Ah. volevo chiarire questo perché io parlo nel modo giusto. Devo dire che questo, il mio accento è l'inglese come deve essere, con questo accento da pub, e si dice anche, non si dice grass, si dice grass. Il mio Ok. accento, questo è, secondo me, questo è il modo giusto di parlare, ma devo anche dire che questo è un modo particolare del nord, è un pub. Ah, quindi Ma perché qui però tu dici che è il modo giusto di parlare perché è il tuo dialetto sì, no, o... ma dal nord si dice pub, ma per quelli del sud, pub non, è più Secondo i l'accento del nord è dialetti, più. insomma, via. Sì, Però sono dialetti, cioè esattamente qual è la... Cioè è un se accento, ci fosse titolo. l'Accademia della Crusca in... Sì, però ci inglese... sono anche i ricordi che quando stavo parlando con i miei nonni, i miei parenti, loro parlavano in dialetto, c'erano parole di dialetto. Quindi è un po' come qui in Italia, ovviamente, dove ci Certo, sono i certo. dialetti. Certo. E in Inghilterra ci sono tanti. Gli accenti sono molto forti, a Manchester c'è un accento molto forte, anche a Liverpool, Sì. Io Newcastle, a Birmingham. Newcastle ci sono stato Sì, 3 giorni ed è stato un dramma. è abbastanza difficile capirli. Io ho parenti anche da Newcastle, no? È un accento abbastanza forte, Liverpool c'è un accento molto Molto forte. forte, infatti quando mi capita qualche volta di vedere quella trasmissione CBS Sport dove c'è Michael Richards, c'è anche Jamie Carragher, quando parla Jamie Carragher che io Ah provo a sì, no, esercitarmi, Carrega è buffa perché Carrega ha mamma mia, quell'accento fortissimo, anche per ma l'inglese è difficile è capirlo. una cosa incredibile, guarda che Lorenzo, sono... Sì, Michael Richards che ha giocato anche nella Fiorentina, vero? Michael Richards. sì, Sì, no, non Michael ci ha Richards. tra l'altro anche segnato. Una volta che io c'ero, l'unico gol che ha fatto il nazionale, io c'ero ed era contro Israele nel 2007, 3-0, il terzo gol lo ha fatto lui ed era felice come un bambino, guarda, ha fatto Comunque è assist. incredibile che Larry, se noi parliamo di astrofisica, riesce a girare il discorso sulla nazionale inglese. Larry, veramente, se io mi metto a parlare di astrofisica, tu riesci in qualche modo a Ma portarlo sulla certo, nazionale. È incredibile. come si dice, un aggancio c'è È sempre. incredibile, grande Larry. Lorenzo, che dire? Io non so, hai qualche altra curiosità? Ma io non vorrei poi, cioè ne avrei tantissime, però alcune me le tengo anche per me, perché magari se Andrew è d'accordo potremmo anche Facciamo una seconda rinnovare, parte, è potremmo fare una certo. seconda parte. Faremo una Anche seconda perché parte. vi ricordo che noi siamo anche su Spotify. Eh È sì, un eh sì. podcast di un'ora e mezzo su Spotify. Qualche amico mi ha detto un sequestro di persona. No, ma poi tra l'altro sarebbe interessante rivederci anche per commentare magari una prossima puntata come andrà il crew Alexandra, come andrà il campionato. Insomma, potrebbe essere interessante. Quando No, per me questo è un po'. facevamo, scusate, Sì, Larry. quando facevamo un Glocalcio con Massimo Corsini, soprattutto agli ospiti che non avevano una squadra di calcio da tifare, da seguire, lui ce l'ha. No, Andrew, l'abbiamo visto. Però noi avevamo come adottato, se non sbaglio, vero Lorenzo, il Tolo Town. Sì. Come? Il Tolo Tolo Town. Town. Vabbè, noi non facciamo adozioni, veramente. Ah, perché ognuno L'adozione a all'Anglocalcio, distanza ognuno doveva anche. avere una squadra di non league Ah, e ecco. c'era Davidone che è tifoso del Tolo Town, Tolo che è una squadra nel nord dell'Inghilterra, Town. credo, Profondo proprio Nord, penso, profondo sì. nord. Penso Tolo. di sì. Ok. Penso di sì, adesso... Tolo, yeah. E poi diciamo una cosa. Mentre io, per esempio, avevo adottato i Blitz Ah Spartans sì, perché, ricordo i tuoi Black Bart. perché semplicemente l'inno l'avevano cantato il mio gruppo rock preferito Poi inglese. diciamo, se posso dire due cose di lingua, allora, innanzitutto, Andrew ovviamente potrà confermarmi. Ma io sono diplomato in lingue e sono stato a Londra 14 volte a vedere la nazionale.
mai perdente, fra l'altro, ho sempre vinto Ah, pareggiato, porta fortuna. più vinto che pareggiato, però diciamo sempre gare competitive, e comunque lo faccio lo sborone che dico vado a vedere le amichevoli così le vinciamo, no? Assolutamente, tutte gare in qualificazione. Ma al di là di questo, volevo dire, allora, ci sono due città in particolare che non vengono pronunciate bene dagli italiani. Una è la famosa Leicester, no? Che ha Bravo, vinto anche il perfetto. campionato con Ranieri, ovviamente, e poi diciamo che la prima squadra di Lee Sharp del Manchester United non si pronuncia Torquay, ma Torquay. Perfetto, Leicester e Torquay United, Leicester, non è Yes. Leicester, Altro Leicester. motivo perché dobbiamo far tornare Andrew, Assolutamente sì. perché è stata una puntata bellissima questa, secondo me. Mi è piaciuto ascoltare Andrew. Complimenti a tutti comunque, vedi, è piaciuto anche al pubblico. E Grande. oltretutto, che dire, potremmo anche implementare il mio terribile inglese, quello di Alfonso. Ma sì, assolutamente sì, potremmo fare una rubrica a Potremmo lezioni. fare la rubrica You Kick Diciamo Calcio, che lezioni io ho di, un buon lezione di inglese. dizione da Lezione di Andrew. inglese. Lezione Io ho un buon di inglese. Sì, a te ce l'hai inglese. Io ho un meglio buon di inglese. Se posso chiudere, me. Vai, facciamo vai, a te la chiusura, Larry. un leggerissimo Amalcord della nazionale, tanto Visto che non ne abbiamo parlato di nazionale, mi sembra però, giusto chiudere così. esatto, non ne abbiamo parlato. Abbiamo oggi nella storia per la nazionale un solo precedente, diciamo recente, il 19 ottobre 1988, 0-0 contro la Svezia nella gara 1 di qualificazione a Italia 90, giocata a Wembley con Lineker, scusate, poi non si dice né Lineker né Lineker, Bravo. che rientrava dall'epatite virale dopo l'europeo, diciamo uno dei tanti infortunati, fra l'altro l'epatite virale per non perdere il posto era stata tenuta nascosta, quindi ha avuto anche la possibilità di attaccarla ad altri e il suo rendimento è stato comunque buono, ma peggiorato da questa cosa, da questa epatite virale diagnosticata a maggio. Rientrava, la Svezia era un avversario al tempo abbastanza imbattibile. E pareggiò per 0-0 l'Inghilterra con un gol appunto nell'ultima azione annullato a Lineker per fuorigioco. Giocavano nella Svezia anche due giocatori, uno che hai visto anche tu, Lorenzo sicuramente, Glenn Stromberg dell'Atalanta, e il difensore Glenn Hysén, che poi è stato anche nella Fiorentina e nel Liverpool. E nel Liverpool, sì. Degna conclusione. Grazie Larry, grazie infinite. Grazie infinite, Larry. Ci vediamo molto Grazie. presto, caro Larry. Molto presto. Sicuramente, se posso ancora una piccolissima cosa, Vai che siamo in chiusura, Larry. Vai. sicuramente, poi saluto anche l'ospite, ovviamente, Certo. ma lo faccio con un'altra cosa. Mi candido per Borghi, Stefano Borghi. Ce l'avessimo Stefano Va Borghi. bene, Larry, Non ce candidati. l'abbiamo? Per ora no, ci sto lavorando. Non ce l'abbiamo. Larry, le candidature, diciamo, le liste delle elezioni si fanno in privato, ecco, da tua presenza. E così come volevamo ringraziare soprattutto Andrew, che ci ha dato una Andrew. testimonianza, devo dire, veramente interessante di cosa significa essere, diciamo, tifosi inglesi. Quindi, Andrew, noi ti aspettiamo se vorrai, insomma, sei il benvenuto. Grazie mille, è stato un So piacere. glad to meet you, Andrew. Ciao, Go Andrew. to David Thank Platt. you. Grazie mille, grazie.
Ciao, allora, Andrew. grazie ancora Enrico. Lorenzo, che dirti? Noi siamo... Abbiamo fatto una gran puntata, abbiamo fatto divulgazione. Bellissima, veramente bellissima puntata, quindi come dire, noi la settimana prossima avremo due importanti appuntamenti, cioè il primo è martedì 24 la diretta di redazione, sì. Perché ci abbiamo da commentare, poi questo weekend di derby, sarà un weekend di derby veramente molto interessante. Più derby, derby, più derby, derbies, esatto, visto che parlavamo di pronuncia, parliamo bene, sennò adesso da dopo Andrew dobbiamo insomma parlare, facciamo tutte figurucce dopo assolutamente sì. E poi abbiamo un ospite veramente molto molto interessante giovedì prossimo in questa serie professione groundhopper, che è Ilaria Ciangola, che insomma molti già conoscono bene, tra l'altro torna da un viaggio in Irlanda, Nord Irlanda, esatto, quindi parleremo molto di quello, perché visto siamo focalizzati, esatto, noi siamo UK calcio, quindi tutto il calcio oltremanica, non solo chiaramente Inghilterra, e quando troviamo qualcuno che ci dia qualche testimonianza diretta è un'occasione, sempre perché facciamo anche divulgazione. Assolutamente, signori, sì. Se volete supportarci, donate, perché ci come se a noi ci fa tanto piacere questa cosa delle donazioni, quindi fatelo perché ci aiutate a crescere sempre di più e soprattutto a creare contenuti esclusivi anche fuori dai territori nazionali, soprattutto fuori dai territori nazionali. E poi potete seguirci su tutti i social, immaginate un social, certo. Noi ci siamo. Quindi che dire, buonanotte a tutti e come sempre, Lorenzo, viva il calcio d'oltremanica. Ciao a tutti.